iniziò nell'88, quindi poco più ragazzotto, quando dal paese, il mio paese Villa d'Ossola, ho iniziato da giovane speranzoso un'avventura calcistica, iniziando da Novara, dove ho fatto 2 anni, per poi passare al settore giovanile della Juventus, che è stato un po' il coronare un sogno che inseguivo da ragazzino, fatto di sacrifici, fatto di rinunce per l'età in cui mi sono allontanato da casa, ma quei 5 anni mi hanno formato, mi hanno dato questa grande opportunità che poi fortunatamente sono stato capace di sfruttare. Questi 5 anni mi hanno anche dato la possibilità proprio di fare l'esordio nel calcio che conta, nel giugno del 95 in Juventus Cagliari, ultima partita di campionato. Con Lippi allenatore si festeggiava lo scudetto e mister Lippi mi ha dato l'opportunità di qualche minuto regalandomi questo sogno che coltivavo da ragazzino perché tutto l'anno ero stato con loro, avevo fatto tante panchine, quindi è stato un gentile regalo. Questa storia, beh, ci sono tante. Io credo che le situazioni, quando si parla di destino, comunque l'incrocio di particolari che fanno la differenza, il Chievo fa parte di questo incrocio del destino, perché io ho fatto l'esordio nel 95 con la Juventus e sono tornato in Serie A 10 anni dopo, giusti, nel 2005, col Chievo. Nello stesso stadio e nella stessa porta. Quindi, se andiamo a vedere i 2 cicli della carriera in questi 20 anni, 10 anni in cui ho girovagato per farmi le ossa per l'Italia e 10 anni di Chievo. Sono stati segnati tutti e due da un inizio sempre a Torino, al delle Alpi, in 2 partite differenti. Chiaramente nel 2005 ho esordito col Chievo. Era agosto, mi sembra, 2005, contro la Juventus e quindi per me è stato un sogno riconquistato a distanza di 10 anni. Sì, credo che tutte le storie o comunque ogni situazione abbia un inizio e una fine. Io nella fine ci vedo sempre la chiusura di un ciclo e non la fine di una cosa in sé. Coincisa anche questo, se andiamo a vedere con l'ultima partita di maggio, il 18 di maggio, che se vogliamo collegarci al fatto delle coincidenze dei numeri, il numero 18 della maglia che ho da quando sono ritornato nel calcio con le maglie, col nome e il numero. E nasce un po' per caso, perché quando sono arrivato a Catania, nella Serie B, erano già stati assegnati i numeri 1, 12 e 22, che erano i numeri che solitamente si usavano per i portieri. Mi danno una serie di numeri disponibili, mi danno il 18. Il 18 ha sempre segnato comunque nella mia vita una data importante. Mi sono sposato il 18 di dicembre, mia moglie è nata il 18 aprile, ci sono state altre ricorrenze che nel numero 18 hanno segnato qualcosa di importante e il 18 maggio del 2014 c'è stato un altro giorno importante, coronato tra l'altro con una partita importante contro l'Inter, contro uno Zanetti che dava l'addio al calcio e quindi inevitabilmente passerà alla storia quella partita, sicuramente per il grande campione Zanetti, ma rimarrà anche la giornata storica per Lorenzo Squizzi. Lo spogliatoio, per quanto riguarda una squadra, è sicuramente l'elemento che può fare la differenza. Perché se si riesce a creare una giusta armonia, una giusta intesa con i compagni di squadra, visto che facciamo uno sport di gruppo, può fare la differenza anche all'interno del campo di calcio, perché avere conoscenza del proprio compagno, saper capire
quali possono essere i suoi limiti, quali che sono i suoi pregi o capire quali sono le sue debolezze. Per me lo spogliatoio ha significato un elemento di fondamentale importanza. Se vado a pensare che io da ragazzino ero una persona abbastanza timida e introversa, lo spogliatoio mi ha trasformato, mi ha fatto tirar fuori quelle caratteristiche che probabilmente non sapevo di avere, ma che nel tempo mi ha fortificato e credo che abbiano anche lasciato un segno all'interno dei spogliatoi che ho vissuto, e quindi ritengo che sia l'elemento fondamentale per ogni squadra, e per me personalmente lo spogliatoio sarà la cosa che più mi mancherà del calcio, il poter condividere con i miei compagni le gioie, le delusioni, o avere la possibilità di avere quella sensibilità di capire chi in quel momento magari ha bisogno di una parola, o chi è in grado di capire che in quel bisogno avevo bisogno io di una parola. E lì si fortificano tante cose, e lo spogliatoio, per dire, mi ha regalato, soprattutto in questi anni di Chievo, anche un amico che non finirà qua con la fine della mia carriera, che è Sergio. E quello sarà una delle cose che più mi mancheranno, il fatto di condividere con lui la fatica, la risata, o di cambiarmi con lui al fianco. Quello sarà una delle cose più tristi da dover superare. Guarda, le prime cose che mi vengono in mente, per dire, qua al campo con me c'erano due dei tre figli. C'era Davide, 18enne, che ha percorso con me tutta la carriera e mi ha fatto capire come il tempo effettivamente sia passato. Ho iniziato a giocare che lui era piccolino, i primi anni che facevo via, e quindi la prima immagine è dire: oddio, sono cresciuto veramente anch'io, cioè sono diventato un uomo veramente. E avevo con me anche il figlio più piccolo, mi manca, che è Diego, e onestamente mi mancava anche mia figlia, che ha avuto un ruolo, che è Denise, magari più secondario, perché essendo una femminuccia. Ho avuto comunque la fortuna in questo, che alla domenica dell'ultima partita, vuoi per un segnale, la mia famiglia difficilmente veniva tutta insieme allo stadio, erano tutti presenti, compreso mia moglie Barbara, e questo è stato il top. Ma in questo ho visto il film della mia carriera, di tutti i passaggi che ho fatto, di tutto quello che ho vissuto. Ho vissuto momenti esaltanti, momenti di grande delusione, sconforto, e loro erano sempre presenti. Ritengo che abbiano avuto un ruolo fondamentale, perché hanno sempre assecondato le mie scelte, e ciò che vedo di più nelle immagini quando parlavo con i miei ragazzi è veramente quello che loro sono stati capaci di fare per me in una vita di weekend sacrificati, dove io, per dire, mio figlio giocava a calcio, non sono mai riuscito ad andarlo a vedere, e vedere le reazioni dei due figli. Mio figlio grande che piangeva, perché era inevitabile che vedeva la fine di un mito che ha accompagnato anche la sua crescita, e quindi poteva anche essere giustamente spaesato, e l'esultanza invece del figlio piccolo, che nella sua lettura diceva: finalmente papà sabato e domenica è a casa. Quindi questi sono stati sicuramente elementi importanti, e sono le cose che mi sono passate in mente. Senza dimenticare, dicevo, mia figlia e mia moglie, che anche loro da un punto di vista sanno che il papà e il marito può essere più presente in casa. Ma io ho passato, è inevitabile, in 20 anni di carriera, più di un momento deludente, vuoi per mancanza di conferme da parte di chi magari mi aveva promesso determinate cose e poi magari non si sono realizzate, o anche attraverso magari a delle aspettative che io mi ero creato su me stesso, che non sono stato in grado di mantenere, e quindi
ho sempre pensato che più alte sono le aspettative, più grosse sono le delusioni. Però è normale che da giovane si pensa sempre di fare le cose in grande. La delusione e l'amarezza più grande che ho vissuto nella mia carriera, al di là delle sconfitte o degli errori tecnici, che quelli ho sempre messo in preventivo che facessero parte di un percorso, e quindi non l'ho mai considerata come una batosta vera e propria. L'ho sempre pensato, io credo che nella vita l'errore non sia un qualcosa da penalizzare, ma sia soltanto un punto di riferimento e una lezione di vita per poter crescere. E a 25 anni giocavo a Salerno e ero andato letteralmente in crisi. E mi ricordo sul terrazzo con mia moglie, era in primavera, e gli ho detto: è un problema per te se smetti di giocare a calcio. E lei mi fa: guarda, per me puoi fare quello che ti pare. E quell'anno, a giugno, avevo un altro anno di contratto con la Salernitana, ho fatto rescissione di contratto e sono andato a casa. Ero un po' amareggiato per una serie di mancate prestazioni da parte mia e tante altre situazioni che si erano create. Quello è stato il periodo più buio che ho vissuto e che mi ha fatto male. Ho fatto 5 mesi a casa. Il primo mese, che era il periodo di luglio, non c'erano attività sportive, andava tutto bene. Quando ho iniziato a ripartire la Coppa Italia, il campionato, sentivo che mi mancava qualcosa. E in quei 5 mesi non ho mai smesso di allenarmi da solo. Non nego, con lacrime agli occhi, anche qualche volta nel bosco di casa, perché sapevo che avevo lasciato un qualcosa che in quegli anni mi ero costruito. E da lì però, quello è stato, credo, l'elemento che mi ha portato a 40 anni ad essere ancora appassionato a questo sport, e che mi ha legato fortemente a quello che ho fatto fino a pochi giorni fa. Se devo invece pensare agli episodi positivi, ce ne sono stati tanti esaltanti. All'esordio nella finale di Coppa Italia con la Juventus, che mi ricordo si fece male Rampulla, mancavano più di 25 minuti, il Parma di Zola, Spriglia, giocatori importanti, Branca. E mi ricordo che quando sono entrato c'erano quasi 50.000 spettatori per la finale, mi sembrava di avere le gambe di qualcun altro perché non andavo avanti, dicevo: ma cosa succede? Allora ho detto: guarda, fai una cosa, non guardare alla gente che c'è, fai quello che devi fare. E lì è stata una grossa soddisfazione, perché vincevamo 1-0, ho fatto 2 parate importanti. E poi la partita si è conclusa così, vincendo anche poi la Coppa Italia. Ricordo un rigore parato con Lecce qua, quando eravamo in Serie B, dove ci giocavamo il primato con Lecce e il Bologna. Era il 90esimo, probabilmente perdere quella partita avrebbe creato anche dei contraccolpi psicologici per la squadra. Invece aver contribuito, per poi, andando a vedere la fine del campionato, la conquista del campionato cadetto, è stato un altro elemento importante. Ma ce ne sono stati tanti, ma probabilmente elencarli tutti diventa difficile.